Ciao a tutti e benvenuti al 17° episodio di Giochi What the F***. Ci ho messo un po' di tempo per trovare il gioco giusto per questa rubrica perché volevo soltanto qualcosa di croccante, bello, che fosse veramente adatto a giochi What the F***. Però penso non siate scontenti che negli ultimi periodi avete visto diversi giochi brutti e giochi di pessimo gusto. Il titolo di oggi, uscito relativamente di recente, mi aveva attirato perché dal punto di vista grafico sembrava interessante. Poi si trattava, sia a giudicare dal trailer che soprattutto dalle tag del gioco, di un dating sim. E ho detto, diamogliela un'occhiata. Il problema, 16 euro spesi per questo gioco, era che nelle recensioni degli utenti c'era più di una persona scontenta. Diciamo, molte persone scontente. Non vi dico il motivo della scontentezza, perché altrimenti potrebbe essere spoiler, però sappiate che c'era più di qualche ma. Prima di cominciare con questo lungo video, vorrei ringraziare lo sponsor di oggi, ossia Epic Games, che ci ricorda che la modalità Zero Build di Fortnite ha avuto così tanto successo da diventare permanente, quindi non soltanto un evento a tempo, ma rimarrà fissa all'interno del gioco. Ora, già quando feci la recensione del gioco, confrontandolo con altri Battle Royale, vi dissi che mi sarebbe tanto piaciuto poter costruire e basta. Ovviamente intendevo no build, scusate il lapsus. Diciamo che mi hanno accontentato, meglio tardi che mai. In pratica niente più muri e scale, ma solo armi e veicoli per riuscire ad arrivare in cima, quindi lo shooting torna a essere la componente più importante. È possibile attivare la modalità già da ora nell'apposito menu e a differenza con la modalità classica abbiamo uno scudo iniziale in più. Del resto potrebbe facilmente capitare di ritrovarci in campo aperto. Oltre a questo, per agevolare i movimenti avremo uno scatto per poter trovare più rapidamente riparo o clacciare meglio e nuove zipline per raggiungere i luoghi più alti. Quindi, se volete provare la modalità, non costa nulla. A me personalmente è piaciuta, anche perché la bramavo in tempi non sospetti e lo sapete. E soprattutto non si ha finalmente più la scusa che ci sono troppi palazzinari, quindi c'è più building che shooting e questa volta è ignoranza pura, si spara e basta. Detto questo, come vi ho detto anche prima, ho speso i miei ricchi 16 euro per poter tastare in prima persona il gioco in questione. Quindi, senza perderci in ulteriori introduzioni, andiamo a vedere com'è fatto Together B&B. La prima cosa che si può notare, insieme a dei caricamenti lunghi al limite del molesto, è che partiremo già male, dato che cominceremo con una telefonata di aiuto da parte di una ragazza in un B&B dove stanno finendo il cibo e c'è bisogno in generale di una mano. Ma chi siamo noi? A quanto pare il fratello del proprietario del telefono, tale Max, il quale capiremo subito che è sparito da qualche giorno. Beh, signorina, non a caso ci distinguono spesso tra quello bello e quello meno bello. Insomma, facciamo conoscenza di Nana, giapponese e super esaltata, e dopo averci detto di aver vinto 10 dollari scommettendo sul nostro aspetto, vorrà pure fare un selfie e... minchia, ho veramente la faccia di quello che si è svegliato 10 minuti fa e non sta ben capendo cosa stia succedendo. Infatti tutto l'imbarazzo si legge istantaneamente dal cringe che sta provando la ragazza con gli occhiali, che pare abbia il sorriso come unica espressione e che si scusa per il comportamento di Nana, dato che sta fotografando e streamando ogni cosa da quando è arrivata, perché ha decine di migliaia di follower sui suoi social. Questo spiega tutto, è una TikToker del cazzo. Il dialogo si interrompe perché la ragazza ha scordato qualcosa in cucina e nel mentre ci verranno mostrati i comandi di gioco, tra cui... usa armi? What? Anzi, vi è proprio una schermata apposita per quanto riguarda il controllo delle armi. Questa mi è nuova. Cioè, l'unico esempio simile che mi viene in mente è stato Giochi Brutti su War and Roses, ma lì eravamo un'agenzia di contractor, qui invece siamo in un bed and breakfast, dannazione. In ogni caso, mi sa che mio fratello nasconde qualcosa, perché noi non eravamo al corrente di questo B&B. Emily, la ragazza con gli occhiali, ci dice che Max si era allontanato per una battuta di caccia, dato che di sera avrebbero fatto un barbecue, solo che se ne sono perse le tracce da un paio di giorni, appunto. Mi sa che mio fratello nasconde qualcosa. Insomma, iniziamo a conoscere questa prima ragazza, che ci invita a sederci con lei per una chiacchierata e... tette.
Nel mentre che tutto questo accade, noto quanto ogni cosa che si faccia è di una lentezza tremenda, e spesso tra un dialogo e l'altro ci sono delle pause veramente lunghe. Ma man mano che parliamo, spunta un'altra ragazza, Vera. Lei è russa. E poi torna in scena anche Nana. L'unico e più importante argomento di discussione è che per colpa di nostro fratello che è sparito, le scorte di cibo stanno finendo. Nessuno le cucina la colazione e il pranzo, e quindi qualcuno dovrà farlo al posto suo. La prima cosa che mi sono chiesto è se queste tizie in realtà sono, non so, frutto della mia immaginazione o dei robot, perché praticamente non sono per niente autosufficienti, cioè è sparito Max e all'improvviso il mondo si è fermato praticamente. Comincio a dare un'occhiata in giro guardando a destra e manca. Del tutto casualmente mi imbatto in una chiave nascosta sotto un estintore. Ed è la stanza di mio fratello. Andiamo a vedere che si trova. In questa stanza, devo dire molto caruccia, non faccio in tempo di controllare la scrivania, dove trovo alcuni biglietti da visita e altre chiavi, che suona il telefono di fianco al letto. Max, you finally pick up your phone. Oh, my bad. This is Isabel. Facendola breve, una ragazza di nome Isabel è in cerca di mio fratello perché il suo faucet, ossia il lavandino, dal francese, sta perdendo di nuovo acqua e si sta allagando tutto. Vabbè, chi siamo noi per non andare da questa donzella in pericolo, tra virgolette, nonostante abbia la voce dell'ubriaca. E in effetti verremo teletrasportati dalla tipa, che ha, guarda caso, un'enoteca. Who is it? Please come in here. Ok, la telefonata, il lavandino che perde, lei che si fa trovare in posizione con un bel vestitino. Cioè, è praticamente l'inizio di un porno di bassa lega. Oh, ed è già la seconda tipa che ci dice che tra me e mio fratello io sono quello più bello. Bene. Quindi, signorina, cosa posso fare per lei? Lascia perdere, in realtà il rubinetto funziona benissimo, però mi serviva solo un uomo forte. E non per il rubinetto che perde, almeno non è quello che perde. Ma quindi, scusa, aspetta un attimo, cioè, l'atto si è consumato o no? Cioè, io sinceramente non ho ben capito. Feels so good. Stando a quel che dice la tipa, sì, dato che ci invita a farlo altre volte. Ok, poi subito dopo ci ritroveremo nella nostra stanza, come non fosse successo niente. Oh, ma pensateci, sto tizio stamattina stava a grattarsi nel letto. Di punto in bianco si è ritrovato in questo posto dove ha conosciuto tre ragazze più un ubriaca che ha pure fatto, diciamo così, detto proprio in barese. Non lo so, cioè la giornata gli si è svoltata da così a così. Comunque, a questo punto prendiamo il posto di nostro fratello. Siamo in ballo, balliamo. Facciamo un giro per tutti i punti segnati sulla mappa. Quindi supermercato, dove troviamo Ken, che somiglia effettivamente a Ken di Barbie. Cammina, 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 perché tutte ste belle camminate che vi sto evitando di far vedere sono pallosissime. E passiamo da un altro negozietto dove conosceremo Eric, che è letteralmente il sosia di Ken del supermercato, oltre che essere un gran cafone nel narrarci le epiche gesta di nostro fratello. Lui è un galantuomo, ma non sarà da meno neanche l'armiere, dato che sì, l'ultimo negozio che visiteremo sarà l'armeria. Who the hell are you? If you don't have a license, leave now. Vabbè raga, allora ditelo che avete trovato un solo modello maschile e lo avete travestito in tre modi diversi. Cioè, è bastato togliere e mettere capelli, barba, però per il resto sono tutti identici. Comunque, una cosa che mi fa impazzire di questo gioco è come siano troppo evidenti i cambi di animazione per i personaggi, specie quando cominci i dialoghi, dato che passano da un'espressione normale di quel che stanno facendo, passando poi per una neutrale e successivamente a sorridere ed essere accomodanti nei nostri confronti. Tutto in cambi estremamente netti. Ciao, come stai? Dei tre tizi, però, l'armiere è il più utile, perché ci dà la giacca che nostro fratello ha dimenticato da lui, all'interno della quale troviamo le chiavi della macchina, con macchina parcheggiata fuori, e delle chiavi aggiuntive della sua stanza.
Comunque, senza voler fare spoiler, anche se è un film di oltre 20 anni fa, ho l'impressione quasi che io e Max, mio fratello, siamo praticamente Edward Norton e Brad Pitt di Fight Club. Torniamo a casa, questa volta in auto finalmente, e andiamo a vedere cosa possiamo aprire con la chiave che abbiamo appena trovato. Wow, mio fratello di sicuro nasconde qualcosa se ha un cannone simile nella scrivania chiusa a chiave. Ovviamente voglio subito capire cosa posso fare con l'arma, anche se probabilmente per tutti è una spara coriandoli, perché busso alla porta delle ragazze, non rispondono, e allora busso sui vetri con il piombo. Niente, spavento zero. Allora vado dal cozzalo dell'armeria e... uè, pezzo di merda! Non solo l'armiere è apparentemente immune ai proiettili, ma a quanto pare non possiamo sparare alla gente senza incappare in un game over. E in questo caso anche in un blocco del gioco che ci costringerà a spegnere tutto e ricominciare dall'ultimo salvataggio. Almeno 5 minuti per ricaricare tutto. Una volta ritornati in noi, decido di vedere com'è fatta l'auto all'interno del gioco. Se la possiamo danneggiare, se possiamo andare fuori strada, quanto possiamo correre... Però dopo neanche 30 secondi rimango incastrato nel guardrail. Porca miseria, ladra! Per la frustrazione sparo contro la macchina che, come per magia, viene liberata dalle pallottole. Miracolo! Insomma, esperimento riuscito, la macchina è indistruttibile e posso scastrarla con la pistola. Ehi, ma quello è un cervo! Povera bestia, ma quel facciole in stile... mi ha fatto morire dalle risate. Comunque dai cervi possiamo ricavare la pelle per poi rivenderla all'armiere e farci 4.000 cucuzze a botta. Nice. E i 4.000 non saranno gli unici soldi che troverò. Infatti, frugando nell'armadio di mio fratello, oltre ad aver trovato nei cassetti del nastro isolante e delle manette costrittive, decisamente non sono correlate tra di loro le due cose, trovo una cassaforte con un bel po' di contante. Comunque, durante tutto quel che sto facendo, saremo interrotti ogni tanto da delle conversazioni tramite messaggio con le varie ragazze. L'unica cosa che mi dà fastidio è che nel 99% dei casi... non abbiamo scelta nelle risposte, possiamo dare solo l'unica risposta che il gioco ci fornisce. Quindi non pare esistano delle vere e proprie route come un dating sim normale. Per vedere quanto possa essere normale tutto quel che sto facendo, scendo di sotto e sparo la TikToker. Così, senza senso. Regola numero 1 di questo gioco. Non sparare mai a nessun cristiano, dato che poi verrai punito da caricamenti infiniti e probabili blocchi del gioco che ti costringeranno a spegnere e riaccendere tutto. Siccome nella mia agenda non vedo più azioni da portare a termine, decido di approfondire il rapporto con le varie ragazze. La prima che mi capita è Vera. Una brutta copia di Franziska von Karma di Phoenix Wright. Ma lo sai che sei inutile? Ma lo sai che a me il caffè istantaneo fa schifo? Perché non mi hai ancora comprato l'espresso? Si vede che non sei capace a gestire un B&B. Ma dov'è tuo fratello, che quello almeno sa fare qualcosa rispetto a... Perdonatemi, mi è sfuggito. Vabbè, parlo con l'asiatica, che è la più simpatica insieme a quella con gli occhiali, e decido di fare un giro in macchina. Oh, perdonatemi, mi è sfuggito. Il primo posto dove andare, dato che ho un po' di soldi, è l'armeria, dove acquisto un fucile d'assalto che, a quanto pare, durante l'estrazione e il cambio d'arma, ha i suoni dell'arma futuristica. Vabbè, non facciamoci caso. Così come non facciamo caso che non ha nessun organo di mira, e proviamo subito a usarlo, su quel cervo. Ma lo sto colpendo o lo sto mancando? È finto il cervo. Scusa, andiamo a vedere. Mi avvicino e vedo che l'ho sforacchiato da lontano e comincia a fuggire. E tu mo scappi e prima? E quanti colpi ci vogliono per farti fuori? Anche questo smascella e mi fa senso che continui a muovere le orecchie e sbattere gli occhi. Inutile farvi notare che le texture del terreno hanno preso il sopravvento sulla bestia, che faccio sparire prima di subito. Tornato al B&B, la scoperta. C'è un altro uomo. Inaccettabile. Cioè, in un dating sim è inammissibile che abbia già conosciuto un quarto maschio. Lui è Mark, spagnolo, ed è il nuovo ospite del B&B. Vabbè,
facciamo finta di niente e continuiamo a esplorare le strutture. Trovo addirittura un cinema privato che, una volta acceso il proiettore, trasmetterà immagini di gattini e il mare. Ed è davanti a questo mare proiettato che mi sono posto la domanda più importante riguardo questo gioco fin dall'inizio. Ma io a che cosa sto giocando? Cioè, adesso il gioco va avanti. Non ci sono progressi particolari con le ragazze, tranne qualche dialogo sporadico, sempre a senso unico per quanto riguarda le nostre risposte, e sono diventato praticamente un facchino che va avanti e dietro dal supermercato, comandato a bacchetta dalle ragazze. Porca miseria, quanta cacchio di roba c'è al supermercato! È troppa! Facendolo spericolato alla guida, mi incastro di nuovo, e ancora una volta saranno le armi a venire in mio soccorso, scoprendo tra l'altro che la mitragliatrice che ho comprato avrà colpi infiniti, senza dover cambiare neanche caricatore. Sono riuscito pure a farla rotolare via successivamente, quando l'ennesimo attacco di frustrazione è sopraggiunto, perché pretendo che questo SUV, è anche colpa mia, sia in realtà un carro armato. Decido di sfogare i nervi al B&B e scopro che esiste anche un campo da basket. E c'è anche la palla. Farò qualche tiro a canestro per distendermi. Ehi, alla fine un tiro da tre l'ho messo. Chissà se succede se prendo a pallonate la gente. No, la palla non può uscire dal campo, porca miseria. Niente, sono costretto a tenere la palla nel campo e giocare da solo. Ma quel che mi dà fastidio è sto Mark, che si è piazzato nel B&B a rompere le scatole. Uomo di cartone e pallone gonfiato, così gonfiato che non so se ci avete fatto caso, ma camminando vola 5 cm dal suolo. Se lo spari, esplode come un palloncino. Inconsistente, appunto. Mezz'ora ancora di caricamento per sta stronzata. A questo punto del gioco sto andando avanti per inerzia, ovvero seguendo tutti i task che mi danno le ragazze. Far la spesa di quel che serve, parlare con le persone e così via. Il gioco si allontana sempre più da quel che diceva di essere. Poi, tutta sta pioggia del tempo variabile, secondo me non se la sono studiata bene, perché spesso mi capita di vedere le ragazze che si fanno praticamente il vento in faccia, come se stessero morendo di caldo praticamente con le mani, ma in realtà sono ferme sotto la pioggia. Comunque, spesa, i soldi prima o poi finiscono. Quindi decido di farne nell'unico modo che conosco. Che poi la cosa più divertente di questo gioco, in quanto priva di senso, è che col passare del tempo scopriremo come la miglior arma per far fuori i cervi è la macchina, non le armi. Cioè, quelle invece sono ottimi attrezzi per sistemare le auto che si incastrano tra le rocce. Cioè, tu dovresti scendere dalla macchina, tirare fuori l'arma, inseguire il cervo, sparare, farlo fuori e poi prendere la pelle. Cioè, con la macchina, boom, e hai risolto in poche facili mosse. Inoltre ho scoperto che lo spawn dei cervi è fisso, quindi se si vogliono farmare soldi sarà necessario far fuori quelli nei luoghi noti, andare a dormire e ricominciare da capo. Bang! Soldi infiniti sulla pelle dei cervi. A un certo punto mi contatta per telefono Mark. Vabbè, vediamo che vuole. Dice che un uomo, un altro, ha chiamato il B&B dicendo di aver visto nostro fratello in un edificio vicino al lago, in una casetta isolata. Beh, a questo punto andiamo a esplorare. Prendiamo l'auto e si va. E dopo tante bestemmie in auto e sotto la pioggia, arrivo al luogo designato. Che cacchio è quella cosa con gli occhi gialli? Cioè, io sta cosa me la sogno stanotte. Un lupo nero con gli occhi illuminati esce di casa e muore malissimo senza apparente motivo di fianco alla mia macchina. Questo è nightmare fuel allo stato puro. Mi avvicino alla casa, solo che la schermata cambia non appena prendo l'oggetto poggiato su una cassa di fuori. L'oggetto che ho trovato è un biological detector, almeno così viene chiamato. Per farla breve, se era una cavolata farmare cervi, adesso lo è ancora di più, perché una volta che lo attiveremo premendo X, ci indicherà con dei puntini verdi dove sono tutte le creature cacciabili. Ma è fantastico. Appena esco dalla stanza, però, rimango bloccato. E da dietro la porta di Mark sento una ragazza che dice di smettere di toccare. Però rimango lì. Vogliamo farla breve?
Il gioco si è bloccato e l'ho dovuto riavviare. Stop touching it. Yes sir. I quit. It's ticklish. Susie, I think you have a really beautiful ass and it's very bouncing. Ah, stop it. Ah! Ehi giovane, guarda che due galli nel pollaio sono assai, la devi finire, capito? Ma poi con sta Susi. Non è la prima volta che sento nominare Susi, ma dove... Merda. Il giorno prima avevo venduto le pelli all'armeria e il tizio mi aveva detto che dopo averla menata, cioè letteralmente riempita di botte, la moglie, non l'ha più vista in giro. Susi, merda, questa è una situazione veramente brutta. Per il resto tutto sembra andare bene, compresa Nana che sta nuotando nella piscina in cima a una delle palazzine e... porca miseria, che brutto il suono dell'acqua! Tra le tante cose, e le tante richieste aggiungo, c'è Emily che ci dice che per cena vorrebbe il borscht. Va bene, quindi andiamo al supermercato e prendiamo gli ingredienti. Solo che c'è un problema. Che cacchio è il borscht? Lo cerco su Google e più o meno mi faccio un'idea. Sembra una sorta di goulash, però diverso. Fortunatamente riceviamo la ricetta con tutti gli ingredienti che servono, e sono tantissimi. Vi giuro che andare al supermercato e comprare roba è un casino. Ci sono troppi articoli, anche molto simili tra di loro. Basti dire che il caffè lo trovi in almeno 10 tipi diversi. Direi che aggiungere casino è proprio quel che mancava in questo gioco. Che ricordo essere un dating sim dove fino ad ora stiamo semplicemente diventando sempre più schiavi di queste ragazze dalla mattina alla sera tutti i giorni. Ok, dopo soli $3,700 di spesa torniamo a casa e mettiamoci ai fornelli. Cucinare. Io stavo per abbandonare il gioco a questa parte. Cucinare in Together B&B è la cosa più inutilmente complessa che troveremo. Come vedrete, dovremo seguire la ricetta che ci vorrà fornita. Il problema è che non potremo essere approssimativi, dobbiamo alla lettera seguire quel che troveremo nella ricetta. Dobbiamo tagliare a dadini qualcosa? Dobbiamo letteralmente prendere il coltello e dargli quella forma. Con attenzione. Poi dobbiamo mettere tot grammi in una padella? Per ogni pezzo tagliato ci verrà segnato il peso, quindi dobbiamo mettere il quantitativo più o meno corretto. Stessa cosa con i quantitativi di liquidi, tempo sui fornelli, passaggi, mix e tutto. Ogni cosa dovrà essere dosata nella maniera corretta e con dei comandi che spesso o non funzionano, o impediranno di vedere quel che stiamo facendo perché il nostro personaggio si piazzerà in mezzo, o ci faranno compenetrare gli oggetti nella cucina. Ragazzi, un inferno vero e proprio. E dopo tantissimo tempo per preparare una sola cacchio di porzione, ho ottenuto sta cacata. Cioè, io mi vergogno anche solo a proporlo alla tipa, se devo essere sincero. I'm so hungry. Autentico? Sì, devo dire che è proprio la stessa cosa, proprio uguale alla ricetta. Che poi, a giudicare dal voto che ho ottenuto, non l'ho preparato neanche male, anzi. Vabbè, meglio così. A un certo punto, così dal nulla, ci chiama Nana all'improvviso. Dio mio, che disagio questi balletti che di tanto in tanto propone quando è emozionata. Il motivo di tutta questa eccitazione è perché le avevo detto, mi aveva avvisato quello dell'armeria, che doveva fare uno shooting fotografico per una rivista che lei adora. Semplicemente le serviva una ragazza asiatica.
solo che dovrebbe tingersi i capelli di rosa. Quindi vai a prendere la tinta rosa, che al negozio è finita. E quindi tutta questa parte ho deciso di tagliarvela via, perché si tratta di andare in 10.000 posti diversi senza risolvere mai veramente la questione, e anzi, se la vogliamo rendere ancora più ridicola, sapete come si conclude tutto quanto il giro? Che la tinta rosa ce l'aveva Vera, che tra l'altro nel bed and breakfast abita di fronte alla porta di Nana. Quindi si risolveva tutto in pochi metri di distanza. A questo punto sono arrivato a circa 8 ore di gioco e di sviluppi di trama per quanto riguarda le ragazze, essendo, lo ricordo, un dating sim, sono praticamente a zero. Anzi, volete sapere qual è la cosa peggiore? È che io sono ore che sto cucinando, andando al supermercato, sistemando casa, risolvendo problemi, mi prendo la briga di risolvere ogni problema, eppure la gratitudine nei miei confronti è sempre minima. Più che Together B&B, il gioco l'avrei chiamato una cosa tipo, non so, Simp City, The Sims, perché veramente faremo tutto senza battere ciglio, anche le cose che sono fuori dalle competenze di un normale bed and breakfast. Senza scordarci in tutto questo che la baracca gira intorno a mio fratello, che in questo momento è latitante. Comunque, a fine di tutta la giornata, succede che il nonsense è salito a tutt'altro livello, nel senso che Susie sarà tornata dall'armiere Manesco e tutto va bene. Mark, quello in canottiera nera che si era caricato la moglie Susie e se l'era portata a fare le cosacce al B&B, è tranquillo, non gliene importa niente. Ma soprattutto, sempre dall'armiere, vengo a scoprire che anche Susie aveva partecipato al set fotografico, motivo per il quale mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno. Ma non si trattava in realtà di un set carino e coccoloso come mi avevano fatto dire a Nana, dato che ricordo che a me avevano chiesto se conoscevo una tipa asiatica, ma che in realtà si trattava di foto sexy e mezze nude. Vabbè che è mezza deficiente Nana, però poverina, cioè magari ci è andata così con l'inganno per il set fotografico, sicuramente sarà delusa, incazzata come una iena, non lo so. Sid. Ecco, sapevo. It's so great that you asked me to go. I was wearing a lot of beautiful clothes. I was so happy. I saw a girl making photo shoots with a zebra when I arrived. I was thinking, what is that? Then, the editor of V2 saw me, said I was photogenic. So she took me to the dressing room and tried a lot of clothing. And asked me to go again next week. I told her about my life channel and show her my photos. She said I'm not only good looking, but also a model photographer. I have a lot of potential. I told you, you're my lucky prince. I'm so grateful. Wait, ciotto matte, ma funziona così dalle parti tue? Wow, pensavo di pigliarmi un cazziatone stellare. Better than expected. In compenso, però, ci chiede di andare a comprare delle candele, perché oggi è la festa dei fuochi d'artificio nel suo paese e vuole fare una live apposita tenendo tutte le candele accese in stanza. Ma non sarà un po' troppo pericoloso con tutto quel legno? Nah. Comunque, vi ho detto prima che questo gioco è Simp City. Non solo scatteremo subito con lo schioccare di dita a comprare le candele, come sempre, di tasca nostra, come ogni cosa che prenderemo per queste ragazze, ma riusciamo addirittura a individuare una baracca abbandonata dove si producevano fuochi d'artificio e andremo a raidarla per cercare dei fuochi lasciati lì abbandonati. E ci prenderemo la briga non solo di fregarceli, ma di trovare il posto giusto per andare a posizionarli così da fare la sorpresa a Nana. Poi viene chiamato pure il sesso debole, siamo noi il sesso debole, per mezzo bacetto abbiamo tirato su uno show pirotecnico, per mezzo bacetto, siamo fottutamente dei deboli, siamo deboli.
In attesa che si faccia sera, ci telefona la solita francesina in calore dell'enoteca, che ogni tanto spunta così random. Ci chiama e ci dice che non ha niente addosso. Ok, la raggiungiamo. E come sempre, ci gustiamo una bella schermata scura, tipica di un dating sim che nelle tag riportava contenuti espliciti. Bene, si è fatta sera, è ora di entrare in azione. Cazzo di TikToker. Però dai, è carina con lo yukata. Voglio andare a rompere le scatole mentre è in live, però giustamente non risponde ai battiti sulla porta perché è in live e so benissimo quanto è fastidioso essere interrotti. Mi metto tipo stalker dietro il vetro a vedere quel che fa e fortunatamente la sua chat non la sta sommergendo di "hai un maniaco sessuale dietro la finestra". Sarebbe una clip simpatica, vabbè, ma a quanto pare non si possono fare azioni qui. Decido di farmi un giro. Madò, mi sono preso uno spavento tremendo. Cioè, se andate a vedere, a rivedere il momento in cui è suonata l'allarme, praticamente si vede muovere il mouse perché sono letteralmente saltato dalla sedia. Mi sono preso uno spavento tremendo. Presto dunque, prendiamo un estintore e salviamo la donzella. Però, da detto ai lavori, penso che questa live, questo mentre spegnevo il fuoco, penso che da questa live ci esce un video pazzesco del tipo "la stanza va a fuoco durante live, panico, no clickbait, potevo morire", qualcosa del genere. Troviamo Nana nel bagno, che sembra svenuta sul cesso, poverina. Forse saranno stati i fumi dell'incendio. Cioè, tu mi stai dicendo che ti sei addormentata in bagno mentre eri in live? Ma che cacchio di TikToker sei? Tutto ti devo insegnare! Vai via, che può ancora esserci pericolo! E come cacchio corre questo? Vabbè. Adesso invece c'è stato uno dei momenti di disperazione più alta che ho trovato durante il mio gioco. Allora, Nana, che dir si voglia, si sarà spostata in un'altra stanza e purtroppo non possiamo raggiungerla se non le portiamo prima del latte caldo. Allora, ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata girare per i tre frigoriferi presenti nella zona, uno della cucina, uno del bar della hall e uno di fianco alla piscina. Non si può prendere nulla, forse occorrerà comprarlo, vado al supermercato e compro tutti i tipi di latte disponibile, forse in qualche modo potrò usarlo, niente. Allora inizio a girare per tutti i cassetti, armadietti, sportelli e così via, questo per tre cucine diverse, niente, non posso prendere nulla. Forse andrà fatto qualcosa di complicato che non sto capendo, dato che solo la parte in cui devi cucinare è un totale casino. Insomma, per farla breve, sono andato su Google e non ho neanche fatto in tempo di scrivere Together B&B e in automatico mi è comparso scritto Warm Milk. Quindi almeno lo stronzo non sono io. Alla fine, completamente fuori tema, con tutto quel che ho fatto fino ad adesso, tra tutti i props che sono disseminati all'interno del gioco, scopro che c'è una tazza che in realtà ha già del latte riscaldato al suo interno e le devo portare quella. Ma vaffanculo! Prendiamo la tazza e andiamo a trovare e confortare Nana. Poi, del resto, non dimentichiamoci di aver fatto tutto quel casino con i fuochi d'artificio. Infatti, dopo un paio di minuti, la portiamo fuori e lo spettacolo pirotecnico ha inizio. Bello, eh? Com'è romantico. Ho fatto tutto per te. Dai, alla fine forse ne è valsa la pena. Thank you. Hold me. Tonight I'm all yours. Oh, finalmente qualcosa si conclude. Eccezionale. Abbiamo anche un buon déshabillé e un intimo rosa che sta veramente bene. E niente, come sempre si conclude con quella schermata nera, senza che si veda o si senta niente, e si termina con una breve recensione della prestazione, in questo caso che siamo molto forti e che duriamo assai. E la tizia pare pure lamentarsene. Bah.
Ad ogni modo, manco il tempo di essere tornati nella nostra stanza e risvegliarci dopo il ristoro del guerriero vittorioso che ci arriva un'altra telefonata dall'enoteca. E sempre di più! Infatti ci dice che non solo vuole che andiamo da lei, ma soprattutto se abbiamo avuto novità sul fratello, che sì, potrebbe essere morto, ferito grave, rapito e così via, però lei ci ha sognato e desidera averci entrambi. Testualmente, uno davanti e l'altro dietro. Chi siamo noi per non accontentare questa giovane donna? E infatti andremo per la terza volta a goderci il buio nel retro della cantina. Tornati a casa, riceveremo dei messaggi da parte di Nana. Dove mi aspettavo qualcosa del tipo, non lo so, grazie per la sorpresa, fantastica serata, fantastico dopo serata, cioè, comunque una cosa del genere. Invece la prima cosa che ci dice è, grazie per aver ripulito la mia stanza, non è rimasta nessuna traccia dell'incendio, sei forte. Ok. Lì poi partiamo noi all'attacco con una delle tante scelte singole che abbiamo per tutto il gioco e le chiediamo un appuntamento per sentirci dire cos'è un appuntamento? Cioè, sorella cara, se mi devi portare a letto non hai problemi. Se ti chiedo di uscire, invece sembra che non hai mai vissuto la vita. Sarò io che, non so, non conosco i usi e costumi degli zoomer, però questo mi sembra troppo. Tant'è vero che lei pensava ci riferissimo a cose zozze. Invece volevamo portarla fuori a cena. Vabbè, questo è davvero tutto, anche perché ci pianta perché le sta arrivando una chiamata. Con quest'ultima conversazione si conclude la parte giocabile di questo Early Access, pagato, ricordo, 16 euro. Tra l'altro c'è anche una cosa molto simpatica, ossia che sì, possiamo invitare fuori una ragazza, ma semplicemente la portiamo nella cantina dell'edificio. Come funziona il gioco della cantina? Il gioco della cantina potrebbe essere così anche nella realtà, nella mente di qualcuno. Si tratta di avere la tizia davanti col bicchiere vuoto e noi man mano la cercheremo di farla ciuccare. Quindi scegliamo il vino, in base ai suoi feedback capiamo quello che le piace di più. Una volta che l'abbiamo trovato, riempi il bicchiere, boom, stramazza a terra, ubriaca. E qui... diciamo che qualsiasi pervertito avrebbe sempre una mezza idea di cosa fare, però semplicemente, al contrario di quanto mi sarei aspettato, la prendiamo in braccio e la rimettiamo a letto. Non so perché così, però semplicemente tu inviti le ragazze per farle svenire ciucche. Ok, va bene così. Arrivato a questo punto, io non ho ancora capito bene che tipo di gioco abbia giocato. Per un totale comunque di una decina di ore e oltre di gameplay, dove letteralmente ho fatto il facchino, il cuoco, il tuttofare... Root con le ragazze? Inesistenti, se consideriamo qualsiasi altro dating sim. Minigiochi tipo cucinare, inutilmente difficili e complicati. Dialoghi banali e stupidi, come poche altre cose. Forse l'unica cosa che lo salva è la grafica piacevole e i modelli femminili graziosi. Tutto qui. Però sono sinceramente curioso di vedere cosa verrà fuori. Magari lo si continuerà più avanti su Twitch. Trovate il link in descrizione. Detto questo... spero che il video vi sia piaciuto, nonostante non abbia capito niente di quello che abbia giocato fino ad adesso, cioè non sono in grado di dare una categoria a quel che ho visto, e vi do appuntamento ogni sera su Twitch, ma anche di pomeriggio intorno alle 14:30, ma soprattutto sempre qui sul canale YouTube con altri video. Alla prossima!